Teatro Bellini, presentazione della 25esima stagione teatrale. Siamo qui col direttore artistico Gabriele Russo. Salve. Salve. Molte sono le novità per questa stagione. Sì, la stagione, devo dire, è una stagione di cui siamo molto contenti. Siamo molto contenti di presentarla, anche per un motivo che dicevo prima. In genere non si ha sempre la possibilità di vedere tutti gli spettacoli che si ospitano, perché le produzioni poi vengono programmate e poi partono magari nella stagione in corso. Quest'anno molti spettacoli avevano già debuttato, quindi io ho avuto l'occasione di andare in giro per l'Italia a vederli quasi tutti da vicino, e questo mi rassicura nel senso dell'offerta fatta al pubblico, alla quale noi siamo sempre attenti, sempre più attenti, ed è l'unica logica che ci appartiene, quella di dare al pubblico quello che riteniamo essere il meglio del panorama nazionale ed internazionale. Una maggiore responsabilità allora quest'anno? Sì, ma io vedo che più il tempo passa e più la responsabilità aumenta. Aumenta per il momento storico, aumenta perché aumenta anche la consapevolezza personale, no? Del ruolo che la cultura può avere nel migliorare una società, che sembrano parole buttate al vento, vengono usate, riusate, stracciate, utilizzate, ma sono reali. Io lo vedo, ma lo vedo su di me, ma lo vedo su tanta gente che mi circonda, perché la curiosità, la cultura, l'approccio a certe cose, anche critico, non solo passivo, vado a vedere uno spettacolo, mi metto lì e mi stravacco, è assolutamente costruttivo e migliorativo per se stessi. In questo senso noi cerchiamo di dare un'ampia gamma di proposte, che vanno da spettacoli più impegnati a spettacoli anche di maggiore intrattenimento, ma che conservino sempre uno spessore di qualità e che conservino la matrice teatrale forte. Perché oggi come oggi magari anche il teatro poi spesso ruba dalla televisione, ma non in senso dei nomi, proprio in senso della forma estetica, e confonde i piani. Il teatro non è che è bello perché è teatro, in tutti gli altri paesi non viene mai confuso con un genere televisivo, perché noi dobbiamo sempre confondere i piani? Noi proviamo ad organizzare il pubblico, a far capire al pubblico. Ma poi il teatro è anche attualità, c'è lo spettacolo Ricordo con rabbia, che infatti seppur datato come spettacolo è attualissimo, sembra una visione quella dell'autore. Sì, allora no, sì, è anche d'attualità, certamente uno dei temi che ci interessa è parlare d'attualità. Non a caso quello che poiché noi come Bellini ospitiamo ma produciamo anche prevalentemente, e quando scegliamo sempre di più, sia io come fratello, di tendere verso l'attualità. Ricorda con rabbia è un testo che è stato un manifesto della drammaturgia del Novecento come moto di ribellione giovanile. Questo testo sembrava, come dire, un avvertimento dell'epoca, ma lo è ancora oggi. Anzi, forse per certi versi ancora di più, perché magari questa rabbia viene repressa, sopita, e invece in quel caso esplode, o almeno prova ad esplodere. Poi magari, come sempre, la rabbia poi a volte esplode, ma implode da sola. Quindi un teatro anche catartico, una catarsi generale, diciamo. Una catarsi, sì, una catarsi. Questa catarsi può avvenire attraverso, perché poi sono tanti equivoci nel teatro, la catarsi può avvenire attraverso una cosa che parla d'attualità e ti prende, ma la catarsi può avvenire anche con cose più comiche, perché poi ci sono una serie di equivoci, vabbè, l'argomento sarebbe ampio. E l'altra produzione nostra riguardo l'attualità, la produzione, è Arancia Meccanica, di cui curerò io la regia, che qualcuno mi dice che sono pazzo perché nella testa di tutti c'è il film di Kubrick. Il film di Kubrick è tratto da un romanzo meraviglioso di Burgess. Da questo romanzo è stato tratto il film che ha colpito il mondo intero all'epoca e ancora oggi. Sempre dal romanzo però è stato tratto un testo teatrale, quindi io lo affronterò con la voglia di parlare di quello, degli argomenti di quel testo, ma non pensando al confronto con Kubrick, perché altrimenti Arancia Meccanica a teatro non lo potrà mai fare nessuno, perché se pensi al film su quelle cose in effetti il film è un trattato filosofico sulla violenza. È un trattato filosofico sulla violenza che Kubrick ci teneva a sottolineare, se vogliamo parlare di Kubrick e non dell'autore, a sottolineare che non era un, perché qualcuno lo accusò di, come dire, di godere tra virgolette di questa violenza eccessiva, invece era una satira sulla violenza, infatti una violenza molto diversa, non è una violenza da fiction clan, è una violenza che racconta una rabbia, che racconta un modo di essere, che racconta una reazione. È una violenza mostrata, non è una violenza vissuta.
Sì. Come ultima domanda, il Teatro Bellini è sfide, creatività, cultura, ma anche accademia. Anche accademia, sì. L'Accademia del Bellini è l'unica accademia gratuita d'Italia, in realtà. Io tendo a dire del Sud Italia perché mi sembra addirittura folle, addirittura anche a me, che sia l'unica gratuita in Italia. Nel senso che nelle altre, anche quelle più istituzionali, si pagano comunque le tasse. Qui si paga soltanto un accesso al provino, una tassa del provino, dopodiché è completamente gratuita per 3 anni, ha formato moltissimi degli attori napoletani che vedete in giro nei teatri in Italia, nei teatri a Napoli ovviamente, ma anche al cinema, in televisione, nei cartelloni come primi nomi, e moltissimi sono nati qua, molti sono stati miei compagni anche di percorso, qualcuno di loro in programmazione da noi quest'anno, e questo, cioè, sicuramente ogni anno, diciamo, forse questa accademia non la dovremmo riprendere perché non è finanziata, è una nostra totale iniziativa, ripeto, totalmente gratuita, 3 anni, tutti i giorni, dalle 10 alle 5 del pomeriggio, quindi non è quelle scuole che uno sceglie di fare come dopo scuola, è una vera e propria accademia pari a quelle di Genova, Milano o di Roma. E ogni volta pensiamo, forse è il caso con i tempi di chiuderla, però diciamo, quando un giorno dovesse andare tutto male, l'accademia chiuderà con il resto, perché non vogliamo rinunciarci. Perché è un polo formativo troppo importante, è un polmone vitale all'interno del teatro che ti dà gioia, dopo dà anche dolori, perché poi esci dall'accademia e magari vedi questi ragazzi che devono cominciare a faticare, non è bello dopo che li hai conosciuti, però poi quello attiene al destino e alla personalità, al talento, agli incontri di ognuno, però qui per 3 anni si formano attori come non avviene in nessun'altra parte del sud, gratis. Ed è comunque un grande investimento per la cultura. Direi di sì, sarebbe il caso che forse le istituzioni se ne accorgessero, ma non so manco dove sono le istituzioni, quindi, cioè, so quelle che in qualche modo ci sostengono, che sono appunto, per fortuna, il FUS, perché i teatri a volte si fanno, mamma mia, ci sono una serie di equivoci veramente eclatanti sul teatro, il FUS che è il fondo che regola lo spettacolo, non è un assistenzialismo, cioè senza quello il teatro non si reggerebbe, perché gli spettacoli hanno dei costi, delle modalità produttive, forse da rivedere anche quelle, che non permettono mai, se non in alcuni casi rarissimi di spettacoli ipercommerciali, di sostenersi da soli. Allora si cambia proprio l'intero meccanismo, ma o di per sé, se tu togli dall'oggi al domani i finanziamenti, almeno quelli statali, a un teatro, il teatro il giorno dopo chiude. Quindi quelli sono. Poi ci vorrebbe l'attenzione delle istituzioni territoriali, ma ormai sono tutte dedite ad andare a tappare i buchi di cattive amministrazioni. Infatti, oltre a quelli delle strade. Oltre quando. Vabbè, lasciamo stare quelli delle strade, che pure la battuta c'è. Però quelli delle magari cattive amministrazioni. Allora io gestisco male qui. Fra 2 anni mi ritrovo che sto chiudendo. Arriva uno e mi dice: qua stanno 2 milioni di euro. Io metterei una firma per lavorare così. È più rilassante da un certo punto di vista. Beh, ma non è che è più rilassante, cambia la vita. Faccio uno spettacolo, si sbaglia, non fa niente. Faccio una stagione, sbaglio, non fa niente. Assumo 20 persone che non servono, sbaglio, non fa niente. Arriva uno e dice: ah, vabbè, ma no, non chiudiamo, altrimenti si chiude. È un meccanismo. Cioè, lo Stato, perché poi il cittadino, vabbè, non lo so, ma forse stiamo dilungando, no. Ma è una mia idea, perché il cittadino si allontana dallo Stato? Che è una cosa di una gravità totale, perché uno dovrebbe vedere nello Stato un riferimento, ma se io penso che lo Stato fa attività concorrenziale ad un privato, cioè è una follia, con fondi diversi, con strutture diverse, con appoggi diversi, fa concorrenza... Concorrenza sleale. Ma una concorrenza, ma sleale nella misura in cui è totalmente impari. E noi siamo una struttura grande. Pensa a quelle più piccole. Allora, quello deve esistere, ma dovrebbe essere proprio il luogo che dà vita e fermento a tutto il resto. Invece addirittura ti arriva la pubblicità, la stagione migliore, l'anno scorso quella, ma veramente offensiva. Non so se l'avete vista. I cerini, erano tutti cerini, tutti spenti, e ce n'era uno solo acceso. Io quando la vidi, cioè, io non ci potevo credere, cioè, vabbè, forse hanno sbagliato, anche perché poi ti dico una cosa, noi, e qui sono, non voglio fare il modesto, noi sulla grafica siamo bravi, ma siamo bravi perché abbiamo anche persone intorno che stimoliamo, e sai quante volte le idee più spinte le
le teniamo un po' a freno. Le teniamo a freno. Quindi se domani vogliono cominciare questa cosa, cioè si può, veramente diventa una roba, una guerra dei poveri. Cioè devo mettere, allora loro mettono la migliore offerta, io gli metto un bidet con una, cioè si parte con la pubblicità comparativa. La pubblicità comparativa, quando addirittura nel commerciale fino a poco tempo fa era vietata, no? Addirittura nemmeno, mi ricordo che il primo caso fu la Coca-Cola con la Pepsi, se non sbaglio, sì, perché sì, non era possibile che tu Coca-Cola dicevi ma la Pepsi, sono migliore della Pepsi. È ancora così. E poi mi pare che però qualcosa l'hanno alleggerita. Comunque in linea di massima è ancora così. Un teatro che è istituzione pubblica fa questo con altri, cioè, ma è difficile persino da pensare. Sinceramente è difficile persino da pensare. Ritornando a ottobre, l'appuntamento per l'inizio della stagione? Ad ottobre l'appuntamento, non abbiamo proprio parlato di questo. 25 ottobre con Luca De Filippo, La Grande Magia, che è un'apertura dedicata ad Edoardo. Lui è già stato a Napoli al San Ferdinando, però lo spettacolo ha ancora grandi potenzialità di essere viste, e ci tenevamo tanto ad aprire con il testo di Edoardo, perché poi sono quelle cose che sembrano retoriche, ma in realtà 30 anni Edoardo, cioè insomma, ha creato una generazione, ha creato una storia, sarebbe il caso che ce lo ricordassimo, ma anche ai nuovi, nuovi. La commistione è importante. Se i giovani vogliono solo fare fuori i vecchi è finita, se i vecchi vogliono fare fuori i giovani è finita. Se riuscissimo a dialogare. E il dialogo è costruttivo, si sa. Allora in bocca al lupo per la stagione e per tutto.